ringrazio perché con la vostra numerosa presenza rendete anche più ricco di significato. La provincia di Napoli denuncia l'impossibilità di subire tagli da parte del governo per 150 milioni di euro in 2 anni e lancia un appello al Presidente della Repubblica Napolitano per l'apertura di un tavolo di discussione. Che riguardano il problema, tra virgolette, come abbiamo scritto al Presidente Napolitano, la provincia di Napoli. Parliamo di spending review, però c'è un problema particolare per la provincia di Napoli. Che cosa è successo riguardo ai tagli? Riguardo ai tagli è successa una cosa incredibile, che noi come provincia di Napoli siamo i primi in classifica, non come la Juventus, ma come Napoli, e con un taglio di ben 45 milioni quest'anno e 109 milioni l'anno prossimo. Secondo in classifica invece è la Roma con 27 milioni, quindi la metà dei nostri tagli, e 66 l'anno prossimo, e così va via di seguito, fino a Milano che è 19 milioni. Questo perché? Perché nei codici sono stati calcolati una percentuale sui consumi intermedi. Napoli, rispetto a tutte le altre province, ha due consumi in più, che sono l'immondizia, per decreto regionale che ha dato alla provincia di Napoli la gestione dei rifiuti, e i detenuti, per una legge nazionale che ha affidato a Napoli i detenuti. Napoli è la città di Palermo, quindi siamo diciamo anomali rispetto agli altri. Abbiamo fatto presente che queste due voci andavano detratte dai consumi intermedi e quindi calcolati avremmo pagato intorno ai 23 milioni, come tutti, in linea con tutte le altre province italiane. Questa nostra richiesta è stata catalogata caso Napoli dal signor Bondi, dal commissario Bondi, il quale ha anche detto agli uffici di cercare di comprendere bene le ragioni. Alla fine di tutto questo tutti dicevano che avevamo ragione, però nessuno ha preso la matita e ha rifatto i calcoli. Questo perché? Ma è un fatto molto semplice, perché togliendo 23 milioni a Napoli, questi 23 milioni andavano su tutte le altre province. Quindi ci siamo trovati praticamente una provincia contro 103. La drammaticità della situazione, che mette seriamente a rischio molti dei servizi erogati dall'ente, con la probabile paralisi del trasporto pubblico locale, lo stop ai contributi previsti per il Teatro San Carlo, il pagamento congelato per le ditte che hanno lavorato per la provincia di Napoli, taglio ai finanziamenti per le spese di manutenzione ordinaria per gli istituti superiori, è emersa nella conferenza stampa svoltasi presso la sede di Piazza Matteotti in un palazzo deserto per la concomitante assemblea del personale. Ad illustrare la situazione il presidente facente funzioni Antonio Pentangelo, il presidente del Consiglio Luigi Rispoli e l'assessore al bilancio Francesco Serao. Abbiamo avuto una seria difficoltà ad affrontare la quadratura del cerchio riguardo ai tagli che la provincia ha subito per il 2012. La provincia di Napoli non ha spese folli, non ha spese relative a feste patronali o a contributi, le aveva negli anni scorsi quando le ha potuti fare. Quest'anno con oculatezza il Presidente Cesaro, appena si seppe del taglio, fece cancellare definitivamente questo capitolo, quindi tutte le spese che abbiamo sono spese strettamente inerenti a servizi. La provincia di Napoli subirà una profonda ingiustizia, e con questo non la subirà il presidente di turno, gli assessori o i consiglieri di turno, la subiranno i nostri cittadini. Il mio è un grido di allarme, perché la eventuale crisi, a volte si sbaglia a ritenere che eventualmente si avrà solo sul CTP, la problematica si ripercuoterà anche su tutte le aziende di trasporto e quindi su SEP, ANM, Metro, tutti quelli che noi contribuiamo con la nostra partecipazione. Alla fine di questa conferenza stampa potremmo chiederci cosa il Presidente della provincia a nome dei suoi consiglieri e assessori chiede. Ebbene, chiediamo di poter utilizzare il nostro denaro, chiediamo di non dover tagliare dei servizi che per noi sono essenziali per la vita di un ente che poi negli ultimi 3 anni ha lavorato benissimo, che si dica ovviamente la mia è un'idea di parte, poi ci può essere un eventuale contraddittorio, che ha tagliato consigli di amministrazione, ha tagliato spese di ogni genere, quindi non esprimendosi in quello che era il ruolo normale della politica, quindi dispensando incarichi ma restringendo. Allora, se tutto questo deve essere penalizzato, e deve essere penalizzato un ente che in Italia forse è in assoluto il più virtuoso in quanto a capacità di cassa, la vedo difficile. Dopo penso vi sarà data una tabella sui tagli relativi a tutte le province. È ridicolo che tra la prima classificata Napoli e la seconda ci sia una differenza di 25 milioni di euro. Non si assorbono tanto facilmente. L'anno prossimo saranno il doppio. Presidente Rispoli, conferenza stampa stamattina sui tagli applicati dal governo alla provincia. Qual è la situazione? Tutto questo ci mette in una condizione di dover preoccuparci di quelle che sono appunto le funzioni fondamentali e i servizi che dobbiamo garantire ai cittadini, e non solo, ci preoccupa anche
che se per il 2012 noi comunque riusciremo a mantenere in equilibrio i conti dell'ente, dell'amministrazione, per il 2013 già oggi potremmo dire che il patto di stabilità probabilmente verrà sforato. Naturalmente l'impegno nostro del Consiglio e anche dell'amministrazione è certamente quello di evitare che si possa ulteriormente attaccare quelli che sono i livelli salariali sia dei dipendenti della provincia che dei lavoratori delle partecipate che appunto sono proprietà di questa amministrazione. Su questo fronte siamo impegnati, stiamo lavorando, io spero di poter portare insieme a tutti quanti gli altri attori di questa vicenda i risultati che tutti si attendono.